Questa è la BMW 235i Gran Coupé ed è un'alternativa alla Mercedes CLA o all'Audi A3 Sedan. Con 306 cavalli di potenza e la trazione integrale è sicuramente veloce ed efficace, ma il piacere di guida si avvicinerà a quello della vecchia Serie 2 a trazione posteriore? No, se ve lo state chiedendo, non esiste con la trazione posteriore, perché è basata sulla nuova serie 1, quindi c'è la trazione anteriore o integrale, come in questo caso. Esatto, ecco, come dicevi tu, il pianale è quello della serie 1, però abbiamo 21 cm in più di lunghezza, abbiamo tre volumi, come potete vedere da questa coda, ed è una gran coupé, nel senso che è una berlina a quattro porte con un design più filante. Sì, è una coupé con quattro porte, come esiste la serie 4 Gran Coupé, come esiste la serie 6, insomma, come ormai su tutta la gamma BMW troviamo le Gran Coupé. Ecco, quello che sentite è il 4 cilindri 2000, l'abbiamo già acceso perché oggi fa un caldo pazzesco, infatti abbiamo l'aria condizionata accesa, cerchiamo di tenerla al minimo per non farvela sentire troppo. E comunque, questa è la versione più potente che c'è di In una. attesa della M vera, la vera M Sport, che dovrebbe essere la sostituta della M2, ci sarà sia sicuramente versione coupé che gran coupé. Quindi la più potente è la 35i, sono i motori 2000 4 cilindri turbo da 306 cavalli. Esatto, 236 cavalli, 0 a 100 in 4,9 secondi, un decimo in più della serie 1, vabbè, per qualche chilo in più, e 250 km/h di velocità massima limitati elettronicamente. Insomma, quindi le prestazioni Esatto. sono comunque molto interessanti. 450 Nm di coppia, trazione integrale, anche se essendo una macchina di base a trazione anteriore è una trazione integrale più portata in avanti. Ma dopo lo vediamo bene su strada. E cambio automatico a 8 rapporti. Non è lo ZF, ma è un Aisin, perché lo ZF viene montato, come sappiamo, su motori longitudinali. Esatto, proprio come su Mini, John Cooper Works, che tra l'altro abbiamo già provato, stesso motore, stesso cambio, Aisin 8 marce. Io voglio parlare un attimo del look esterno. Cosa ne pensi? Allora, sicuramente un design un po' di rottura con il passato. Molto. Molto, beh, la griglia anteriore l'abbiamo già vista su serie 1, quindi il doppiorene è sempre più grosso, ecco il posteriore è un po' massiccio. Posteriore un po' massiccio, devo dire che il profilo laterale è anche gradevole, bello, slanciato. C'è ancora qualcosa che non convince nel frontale, nel posteriore, però ci vorrà un po' per Allora, non mi digerirlo. convinceva neanche la vecchia, la prima serie 2 coupé, però poi mi è piaciuta. Non so se avverrà anche con questa serie 2 Gran Coupé, invece trovo bellissimi gli interni. Gli interni, guarda, favolosi, sono i miei preferiti della categoria, perché beh, la qualità percepita è strepitosa, anche del. Altissima, altissima, tutte le plastiche sono veramente belle, anche queste qua dure, cioè non scricchiolano, sono piacevoli al tatto, anche quelle rigide, le poche rigide. Sì, guarda, non riesco a trovare un difetto. Poi è comunque un design in parte conservativo con quella che è la tradizione BMW, quindi non ha voluto spaccare con il passato e riempirlo di schermi futuristici, ma tutto è ben integrato. Infatti abbiamo due Bello. schermi, però 10,2 pollici tutte e tutte e due. due, però comunque mantengono quell'impostazione da BMW, insomma non è stata stravolta con una plancia tutto Sì. schermo. Vabbè, direi che abbiamo speso già abbastanza parole su quello che è il look e quelli che sono i dati, è ora di guidare. Ok, tre modalità di guida: Eco Pro, Comfort e Sport. Ovviamente quello che ci interessa di più è Sport, però lo lasciamo in Comfort per spendere due parole su questa macchina che ormai sto guidando da qualche giorno e devo dire che nell'uso di tutti i giorni è morbidissima, morbida sia di sospensioni, senza arrivare a galleggiare ad essere nausebonda, No, no, però no, no, copre molto perfettamente, confortevole. ha uno sterzo piacevole con un peso proprio studiato, leggero ma non troppo leggero o troppo insensibile, guarda, è proprio. Guarda, da questo punto di vista trovo che lo sterzo BMW abbia fatto dei progressi negli anni e mi ricordo ancora lo sterzo della prima BMW Serie 1, quindi idraulico, che era secondo me fin troppo pesante, aveva un carico troppo Sì, elevato. è vero, adesso sono arrivato in un peso perfetto, è molto diretto, forse un pelo meno di quello della Mini, adesso sono in modalità comfort e comunque l'auto è Beh, il già motore pulita. ha una corposità in basso, cioè sento che appena acceleri arriva una spinta che ti incolla il sedile, ma proprio già a 2000 giri. Sì, allora, è un motore che ha pochissimo turbolegge, gli manca un pochino di allungo, ma poi.
ha una spinta, questi 450 Nm ti tirano fuori dalle curve veramente con tanta facilità. E poi c'è questo cambio che in modalità sport dà un po' di botta, un po' artificiale, sì, ma si non sente. È fulmineo come un doppia frizione. Si sente anche di fianco quando cambi, l'auto ti proietta in avanti, cioè ti dà un guizzo in più appena cambi. Sì, allora manca un po' da lungo questo motore. Sì. È fantastico finché lo usi a 1000 giri prima del limitatore. Sì, diciamo fino ai 5000 sì, più o meno. E poi dimenticavo che davanti c'è un differenziale autobloccante Torsen che aiuta non poco a evitare il sottosterzo, a tirarti fuori meglio dalle curve. Quindi è un'auto efficace, non certo però sovrasterzante, perché la trazione integrale, dicevamo, da più davanti, mi pare 60% davanti e 40% dietro al massimo. Sì, allora ecco, è impossibile ottenere un sovrasterzo di potenza con l'acceleratore, scordatevelo. Però in inserimento di curva il posteriore è libero quanto basta per aiutarvi ad inserirvi. Rende la dinamica abbastanza coinvolgente, ecco. Non è una sportiva dura e pura, cioè non è una M come vi potete aspettare, certo, per tanti versi. È più una serie 2 perfetta per tutti i giorni, con tanta spinta, tanto motore e, perché no, anche un bel telaio. Ma anche un vestito sportivo comunque, perché abbiamo tutte le caratteristiche delle versioni M in termini di minigonne e kit aerodinamici. Esatto. Adesso la passo a te e mi dici tu. Una delle cose che mi ha colpito di più di questa BMW, tra le tante, sono le sospensioni. È un setup secondo me eccezionale, perché per avere un allestimento M Sport, per essere una versione M Sport, è veramente confortevole. Sì, allora di solito quando tendono a fare le versioni sportive forzano sempre un po' la mano e la macchina risulta sempre un po' rigidina. Sì, diventa scorbutica, scomoda. Invece questa qua offre un comfort davvero di ottimo livello, senza però cadere poi nel rollio, quindi mantenendo comunque una piacevolezza di guida molto elevata. Sì, comunque sono sospensioni adattive, sono di serie sulla M. Ecco, ci siamo posti la domanda se il piacere di guida è paragonabile a quello della vecchia serie 2. Allora, secondo me la trazione posteriore dà quel qualcosa in più, però lo dà a poche persone, agli appassionati. Mi ricordo che avevano fatto un'indagine, solo il 5% dei proprietari di serie 1 in questo caso, ma la situazione non cambia anche con gli altri modelli, sapeva di avere una trazione posteriore. Però credo che il vero cliente M a quel punto vada a comprarsi un M3. Certo, certo. Okay. E poi comunque le concorrenti sono tutte trazione integrale. Ricordiamo, sì, la classe A 35 MG, la CLA nel caso è... Ecco, la A 35 MG che hai provato, io ho provato solo la A 45, quindi decisamente più sportiva. Come ti è sembrata rispetto a questa? Mi è sembrata un po' più rigida, il posteriore non si muove come questo. Questa abbiamo un filino di sottosterzo, poi in realtà il posteriore segue, aiuta l'inserimento, cioè molto piacevole, però sentono i 1650 kg. Sì, però comunque abbiamo un autobloccante che ti dà tantissima trazione in uscita di curva. Sì, 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 cioè, la trazione non manca. Pattinamento non c'è praticamente mai. Allora, prima dicevo fino a 5000 giri, in realtà vedo che fino ai 6000 arriva velocemente e poi effettivamente è ora di cambiare marcia. Anche il suono potevano fare qualcosa di più, cioè è cupo, però scoppietta poco, insomma, si poteva renderlo un po' più M. Un po' più sportivo, ecco, che qua accontenti anche chi cerca il comfort, cioè chi vuole un'auto confortevole anche da viaggio, perché no, se non si preoccupa dei consumi ad alte prestazioni, ma non dal carattere così sportivo, sì, insomma. Bene, conclusioni. Avevo provato la 135i, devo dire che la 235i è praticamente uguale. Sì, un po' di centimetri in più in lunghezza, che ne fanno un'auto, una sportiva migliore per tutti i giorni, soprattutto con famiglia, perché abbiamo 430 litri di bagagliaio invece di 380. Allora, capitolo consumi, interessante, perché venendo da te oggi ho fatto tutto un tratto di statale, pianura, extraurbano, ho eguagliato il dato della casa automobilistica, quindi 6,1 litri per 100 km, sono più o meno 16 km con un litro in extraurbano, mentre in media la casa dichiara 14 e mezzo più o meno, poi dipende, sì, col nuovo ciclo WLTP in base all'allestimento, all'adattazione. Sì, diciamo, insomma, io ho fatto di media gli 8,1 per 100 km, però ho fatto anche un po' più di città, quindi sì, ci sta, secondo me ci prende. Beh, per non un'auto a 306 cavalli è tanta roba. Invece, passando al prezzo, costa 53.500 euro, un po' più della serie 1. Sì, ecco, rispetto alla serie 1 135i costa 6.000 euro in più, non sono pochi.
No, non sono pochi, considerando che sostanzialmente è tutto identico, a parte quel volume in più di carrozzeria che si traduce poi un po' di spazio in più, soprattutto nel bagagliaio. Sì, ma penso che chi compra questa la compri più per lo stile, per il look. Che poi io preferisco la serie 1 in questo caso, però questione di gusti. Quindi per concludere, questa serie 2 Gran Coupé è migliore o no della precedente serie 2 a trazione posteriore? Allora, dal punto di vista del divertimento di guida, ovviamente no, la trazione posteriore non si batte, ma ha tanti altri pregi. Devo dire che sotto tutti gli altri punti di vista la trovo migliore, è decisamente più confortevole, ha una qualità degli interni pazzesca e comunque si guida molto bene. Esatto, si guida bene, questa è una cosa importante, è una B&W anche nel piacere di guida. Chiaramente non potete fare traversi, ma ha una grande dinamica di guida. E con questo ci vediamo alla prossima prova. Ricordatevi di mettere like se vi è piaciuta la nostra prova. Iscrivetevi al nostro canale e poi fateci sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa BMW Serie 2 Gran Coupé.